ripetuto, per magari quelli un po' meno sensibilizzati a questo problema, perché è bello correre in montagna, bello andare, vedere, eccetera, ma se succede qualcosa poi... Esatto. No? Allora, è prima di tutto acquisire la consapevolezza che un soccorso in zona impervia è problematico, non è un soccorso in via Patrizia Maria. Anche perché in un posto come questo qua l'ambulanza non può arrivare. E cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che i tempi si dilatano notevolmente e questo comporta tutta una serie di conseguenze, tipo se mi succede a tardo pomeriggio poi viene notte, se mi succede che c'è il tempo brutto poi magari viene a piovere, e se sono in alta montagna poi magari fa freddo. È tutta una serie di cose che, allora, la consapevolezza di che possiamo incappare in queste situazioni già mi suggerisce, è vero che c'è un po' più di peso, ma almeno vado con l'attrezzatura che in certa situazione può darmi una mano, mi può aiutare a quantomeno alleviare la difficoltà o le brutte sensazioni che posso avere in caso di incidente per me e per quelli che sono con me, magari. Perché un discorso è quando uno è in gara è tutto organizzato, sì. E quindi tra virgolette ti serve anche meno roba, perché alla fine devi correre, bon. Invece quando usciamo in allenamento, magari appunto la maglia di scorta per cambiarti quando sei sudato o succede qualcosa, uno è lì sotto e non c'è niente, magari il telino termico che ti può aiutare a portare a casa. Si valuta, si sceglie un percorso per il recupero e compatibilmente con gli ancoraggi che si hanno a disposizione. E quindi il nostro lavoro primario è questo. Costruire poi il sistema di ancoraggi per poter effettuare il recupero. Perché qua il recupero va fatto aiutandosi con... Ma ci serve una corda a noi! Gli ancoraggi. Una corda. Allora, fatto. E col numero di telefono che la centrale mi ha passato, perché loro lo vedono quando chiamano il 112, loro mi passano il tuo numero di telefono, io questo numero lo do all'operatore di centrale, l'operatore di centrale ti manda sul tuo telefono questo messaggio. Che si apre in automatico e dà la posizione. Basta che lo apri, tu apri questo messaggio e lui figura il telefono per mandare il messaggio. E ci arriva dall'altra parte, ci arriva la posizione e noi ci mandano la posizione di dove sei. Con lo scarto di 2 metri. Ah, per cui prima cosa di tutte la sicurezza di noi stessi e del paziente, per cui una volta che sono sicuro di poter raggiungere il paziente senza creare ulteriori danni a me o a lui, vado, lo metto in sicurezza in modo che sono sicuro che mi allontano e lui resta lì fermo, non si muove e non abbia magari con vomito, con scivolamenti, con caduta di massa, vedete che sono sicuro che lì lo lascio e lì lo trovo, mi allontano subito da andare a cercare.